corsa in maniera un po' rocambolesca. Abbiamo visto principalmente i comandi per creare geometrie, cioè partendo da linee, da curve, da profili, come ottenere delle geometrie. Oggi ci focalizziamo soprattutto su la modifica delle geometrie. Però tra la creazione e la modifica delle geometrie dobbiamo per forza, è un argomento ostico, ecco perché lo faccio all'inizio, perché la caffeina scorre forte in voi adesso e quindi mi state pure un po' più attenti. Quello che dobbiamo fare adesso è trattare il sistema di coordinate. In AutoCAD il sistema di coordinate si chiama WCS. WCS sta per World Coordinate System. Il sistema di coordinate è globale, cioè ogni disegno, ogni modello. In qualsiasi programma voi aprite un modello, c'è sempre un sistema di riferimento XYZ con un'origine e con degli assi, con degli orientamenti. Il sistema di coordinate globale è fisso, cioè non si muove, fa riferimento al file e quello è il suo mondo e rispetto a quel mondo, rispetto a quell'origine, create le geometrie. In AutoCAD però il sistema di coordinate si può anche spostare, ruotare, riallineare, si può riorientare. Riorientare in che senso? Perché lo si può sia spostare sia girare. Nel momento in cui io il mio sistema di coordinate lo sposto, lo ruoto, lo cambio, da WCS si passa a UCS. UCS sta per, la U sta per utente, user. User Coordinate System. Il sistema di coordinate dell'utente, quello scelto dall'utente. È un sistema di coordinate che voi potete cambiare, che può essere spostato, ma vi ricordo, questo è un qualcosa che poi vi ripeterò tante volte, è un sistema di coordinate che non fa riferimento al globale, il globale rimane quello. Quindi quando voi poi passate i file da una parte all'altra, i file, i modelli, vengono sempre salvati e convertiti tenendo conto del sistema di coordinate originario, anche se l'avete spostato. Perché è importante saper riorientare il sistema di coordinate? Perché AutoCAD, gran parte delle operazioni che noi facciamo, le fa sempre sul piano XY. Quindi, se io prendo ad esempio un qualsiasi elemento e richiamo il comando sposta, quindi scelgo di spostare l'oggetto e punto in un qualsiasi punto dello spazio, il movimento che io sto facendo lo fa su XY. L'unica eccezione in questo caso qual è? È che se io ho attivato l'ausilio al disegno chiamato polare, io posso agganciarmi agli assi e se sto in una visualizzazione tridimensionale mi riesco ad agganciare anche all'asse Z. Vedete, io riesco, lo spostamento in verticale, perfettamente in verticale, col polare lo riesco a fare. Ma se prendo altri punti generici del piano, la trasformazione, il movimento viene fatto su XY. E anche qualsiasi comando di disegno, dove io non mi aggancio con gli OSNAP a qualche parte nello spazio, viene creata sul piano XY. Quindi se io prendo un cerchio e anche in visualizzazione tridimensionale creo questo cerchio viene creato sul piano XY del sistema di coordinate. Fin quando io non lo sposto, questo sistema di coordinate sta in orizzontale, all'altezza, alla quota, quella che è chiamata 0, 0 del mio mondo, una specie di livello del mare del mio file. Però, visto così, questa impostazione è un po' vincolante. Perché se io volessi disegnare un cerchio in verticale, con gli strumenti che vi ho fatto vedere non ci riuscireste. O meglio, io potrei anche disegnare questo cerchio e poi con ruota 3D ruotarmelo attorno a un asse e ruotarlo in verticale. Ma se io volessi disegnare direttamente in verticale, l'unico modo che ho per disegnare in verticale o con un altro orientamento è ruotarmi il sistema di coordinate. Allora, nelle versioni precedenti, il sistema di coordinate, il riallineamento dell'UCS, da adesso in poi lo chiamerò UCS, era un po' difficile perché bisognava richiamare i comandi per riallinearlo, e
E poi bisognava sottostare ai comandi, a quello che diceva il programma. Dal 2013 il sistema di coordinate è diventato selezionabile, vedete? Io lo posso selezionare e come un oggetto io posso prendere l'origine e la posso spostare. Che è successo? Io semplicemente prendendo l'origine e spostandolo, agganciandomi su questo cubetto qui, io ho spostato il livello dello zero all'altezza del cubetto, alla parte in cima. Prima il cubetto poggiava a terra. Adesso tutto quello che io vado a creare, o tutte le trasformazioni che faccio, vengono fatte rispetto a questa nuova quota. Quindi se io disegno un cerchio adesso, lo disegnerò ad un'altra altezza. E per rispostare l'origine, a me basta riselezionarlo, prendere l'origine e spostarlo da un'altra parte. Questa cosetta qui la posso fare solo, no, in realtà non la posso fare anche in visualizzazioni wireframe 2D, perché l'UCS è sempre selezionabile, vedete? Che cosa succede? Io qui mi sono creato tre parallelepipedi perché mi fungono da punti di aggancio per mettermi nello spazio, altrimenti io non avrei punti nei quali agganciarmi nello spazio. Nel momento in cui io il sistema di coordinate lo voglio resettare, lo voglio rimettere a posto, lo voglio mettere a cuccia di nuovo nella sua posizione originaria, mi basta selezionare l'UCS, fare tasto destro e la prima opzione globale serve proprio a rimettere a posto, proprio nella posizione in cui era, l'UCS. Guardate, quando io sposto l'UCS, vedete che qui sotto nel View Cube, questo cubetto qui, esce scritto anonimo. Anonimo significa che è un sistema di coordinate personalizzato, un UCS. Nel momento in cui questo io lo vado a resettare, qua diventa VCS, mi dice che il sistema di coordinate è quello originario. Quindi in qualsiasi momento io riesco a capire se, anche aprendo il file dopo mesi, se il sistema di coordinate che ho nel disegno è l'originario, quello globale, oppure no, basta leggere qui sopra. Siccome queste registrazioni le vedrà anche chi utilizza vecchie versioni di AutoCAD, per dovere di cronaca io tiro fuori anche la barra che permette di richiamare i comandi dell'UCS e che permettono poi di spostare le cose. Per fare questo, tasto destro su un qualsiasi pulsante o una parte vuota dell'interfaccia e scorrendo la lista, trovo UCS e UCS2. Per adesso prendo UCS e se ci fate caso, poi in questa barretta compaiono gran parte dei comandi che compaiono quando io seleziono l'UCS e ci faccio tasto destro. Quindi i comandi che prima io dovevo tenere a disposizione nella barra, dovevo sacrificare una porzione del mio spazio di lavoro per i comandi dell'UCS, adesso l'hanno messi a disposizione col tasto destro sul sistema di coordinate. E se vedete, quello col mondo c'è sempre. Le freccette con il mondo resettano il sistema di coordinate. Allora, ritorniamo alla prima cosa che avevo detto, ovvero voglio disegnare in verticale. Per disegnare in verticale, io che devo fare? Devo prendere XY e da orizzontale lo devo girare in verticale. Un modo per farlo, qual è? È quello di ruotare il mio sistema di coordinate, perché in AutoCAD si può scegliere un asse come perno e ruotare gli altri due assi attorno a quel perno. Se io voglio mettere in verticale la Y, che mi basta fare? Li vedete questi tre comandi? C'è X, Y e Z. Sono i comandi che permettono di ruotare il sistema di coordinate attorno ad un asse. Nel caso in cui io volessi mettere la Y verticale, io posso scegliere ruota l'UCS corrente attorno all'asse X e come rotazione vedete che adesso
AutoCAD mi fa vedere un'anteprima di quello che sta per succedere. Invece di andare a scegliere un punto, perché io non so se c'è il polare, non so se riesco a cliccare bene in questo casino di cose, io voglio ruotarlo di 90 gradi, mi basta scrivere 90 e dare invio. Se scrivo 90 e do invio, il sistema di coordinate adesso è in verticale. E quindi tutto quello che io andrò a disegnare adesso sarà spalmato su un piano che è allineato in maniera verticale. Mettiamo il caso, no, cerchiamo un po' di trattare tutte le casistiche. Mettiamo il caso che io abbia un piano inclinato e che volessi allinearmi a questa faccia, cioè io ho questo elemento e vorrei disegnare e iniziare a costruire i miei profili allineati a questa faccia. I modi per allineare il sistema di coordinate a questa faccia ce ne sono diversi. Tra i comandi che io ho a disposizione, guardate, ho UCS faccia. UCS faccia, una volta che io ho chiamato il comando, mi chiede di selezionare una faccia. Vedete, mi fa anche l'anteprima quando io sto qui. Nel momento in cui io clicco su una faccia, AutoCAD mi fa un'anteprima di quello che sarà il mio nuovo sistema di coordinate, gli do invio per confermare e da adesso in poi tutto quello che io costruisco, rettangoli, spostamenti che faccio, saranno fatti stando allineato, utilizzando come piano di base quella faccia alla quale mi sono attaccato. È questo qua, UCS faccia. Io adesso vi faccio vedere le icone. Tenete conto che UCS faccia, UCS globale, UCS ruota X e altro sono tutti accessibili da linea di comando. Perché se voi digitate il comando UCS e date invio, qui vi compaiono tutti i parametri che noi stiamo vedendo qui con le icone. Quindi quello che più o meno dovreste memorizzare non è tanto la forma del comando, ma il nome del comando, perché poi avete diversi modi per richiamarlo. UCS faccia ovviamente richiede la presenza di un oggetto con delle facce, altrimenti non si allinea. E che cosa succede? Se io, ad esempio, ho delle linee solamente in quota, guardate, ho disegnato questi tre punti, queste tre lineette, che non, cioè sono linee, non sono geometrie. E qui io non ho la possibilità di allinearmi andando a selezionare una faccia. Però che cosa ho? Ho delle estremità, guardate, alle quali io mi posso agganciare con lo snap fine. Quando io ho dei punti ai quali, nello spazio ai quali mi posso agganciare, e voglio allineare X, Y e Z a quei punti, mi basta utilizzare, prima c'era il comando UCS 3 punti, ma in realtà questa cosa, UCS 3 punti, che cosa fa? Se state fermi un attimo sul comando, ve lo spiega anche. Dopo che avete chiamato UCS 3 punti, AutoCAD vi chiede l'inserimento di 3 punti. E l'ordine di inserimento di questi 3 punti è importante. Perché? Perché il primo punto definisce dove sarà l'origine degli assi. Il secondo punto stabilisce la direzione dell'asse X. Il terzo punto stabilisce il verso dell'asse Y. Il verso dell'asse Y è importante soprattutto quando ci interessa il verso poi dell'asse Z, se va da una parte o dall'altra. Quindi se io faccio UCS 3 punti, clicco prima su questo, vedete, poi dalla 2013 è ancora più semplice perché si vede l'anteprima del sistema di coordinate che si sposta. Nei vecchi AutoCAD questa cosa non si vedeva, si inserivano i 3 punti e poi si vedeva il risultato, era un delirio. Qua invece il primo punto, vedete, mi definisce l'origine. Il secondo punto, vedete, mi ruota l'asse X. Il terzo punto mi consente di stabilire l'inclinazione dell'asse Y. E avanti avanti. Con i nuovi AutoCAD
Questa cosa ce l'hanno fatta ancora più semplice perché se io richiamo il comando UCS, cioè da linea di comando scrivo UCS e do invio, il tre punti è automaticamente, come dire, è implicito. Nel senso che io ho scritto UCS, AutoCAD aspetta dei parametri, ma se io vado a puntare, a inserire punti, inserendo tre punti, lui mi allinea l'UCS per tre punti. Quindi io non devo nemmeno scrivere UCS. Tre punti. Scrivo UCS e poi vado a inserire 1, 2 e 3. Anzi, la cosa è ancora più intelligente. In che senso? Se io scrivo UCS, do invio, inserisco il primo punto e poi non voglio più inserire niente, a me mi basta aver cambiato l'origine, io do invio e ho spostato solo l'origine. Quindi UCS, inserisco un punto, sposto l'origine. Richiamo il comando UCS, inserisco un punto e do asse X e poi do invio. Di default l'asse Y se lo sceglie lui rispetto al vecchio allineamento. Quindi quante più cose do, più cose posso impostare. Se mi voglio fermare prima, mi posso fermare prima con l'allineamento. È talmente importante l'UCS, vedremo anche perché, ed probabilmente all'inizio lo sfrutterete poco, poi man mano che andrete avanti vi accorgerete che servirà. Che se vi accorgete che richiamate sempre il comando UCS, richiamare il comando UC ed S è un po' scomodo perché io devo andare con la U che sta un po' più avanti, la C e la S invece stanno vicino alla mia mano sinistra. Io personalmente, come consiglio spassionato, se lo richiamate molto spesso, potete abbreviarvi il comando UCS con solamente CS. CS è più veloce da digitare perché con la mano sinistra scrivete CS e date invio con lo spazio. Come ci si personalizza questa cosa? Facciamo questa parentesi di personalizzazione. Questo vale per tutti i comandi che scegliete poi di personalizzarvi. I modi sono due. A seconda se quando avete installato AutoCAD avete installato anche quelli che sono chiamati Express Tools. Vi accorgete se avete installato gli Express Tools perché nel menu vi compare alla fine a destra Express. Se non compare questo non li avete installati. Allora, la cosa facile, vi faccio vedere due modi. Se sono installati gli Express Tools, basta digitare da linea di comando alias edit, ve lo scrivo meglio e in grande qui. Alias edit. Eh sì. Alias ok. Alias edit perché alias per AutoCAD e anche per Rhino sono le abbreviazioni, sono i soprannomi che date ai comandi. Edit è modifica dei soprannomi che date ai comandi, le abbreviazioni. Se io scrivo alias edit, mi compare una schermata dove a sinistra io vedo tutte le scorciatoie che AutoCAD già ha di default o le mie personalizzazioni e di fianco i comandi che ho richiamato. Io adesso CS già ce l'ho, vedete CS UCS. Mettete che voglio creare CCS, voglio assegnare UCS. Io faccio aggiungi, scrivo qua come alias CS, perdonate, CCS, come comando di AutoCAD inserisco UCS, do ok. Do una miriade di conferme, sì, sei convinto, sì, ok, a posto. E adesso in questo momento se io scrivo CCS e do invio, verrà preso il comando. La fregatura di delle abbreviazioni in AutoCAD qual è? È che se uso una versione italiana, come comando devo specificare per forza l'italiano. Non so se avete sentito nei filmati, io nella versione italiana posso anche inserire i comandi in inglese, se li conosco, anteponendo un trattino basso. Quindi qualsiasi versione cinese, tedesca, francese di AutoCAD può essere utilizzata con i comandi in inglese, semplicemente inserendo un trattino basso e scrivendo il comando in inglese.
La fregatura delle abbreviazioni qual è? È che non vengono accettati i comandi col trattino basso. Quindi io, se mi faccio delle abbreviazioni per la versione italiana, non posso usarle per la versione inglese e viceversa. Devo farmi dei file a parte. Ed ecco anche che è importante, quando volete conoscere il nome di un comando, lo dovete per forza conoscere in italiano, quando volete fare queste abbreviazioni. Nel caso sfortunello in cui non aveste gli Express Tools, si può fare in altro modo. Si va su strumenti, personalizza, è la penultima riga del menu strumenti, modifica parametri programma. L'hanno tradotto una schifezza perché in realtà non mi dice niente. Modifica parametri del programma, avrebbero potuto tradurlo. Modifica alias, modifica abbreviazioni. Parametri programma non dice niente. Se io faccio modifica parametri programma, AutoCAD va ad aprire un file chiamato acad.pgp, che è il file che memorizza le abbreviazioni. Ci clicco sopra e mi apre, guardate, il blocco note. Mi apre proprio è un file di testo. Se lo scorrete, vedete che c'è una lista bella corposa di cose, di abbreviazioni e comandi, e la regola per inserire un'abbreviazione in questo file qual è? Inserisco i caratteri, cioè l'abbreviazione, la faccio seguire da una virgola, poi metto uno spazio, qua in questo caso ce ne hanno messi tanti, ma non, ne basta uno, asterisco e il nome del comando intero. Quando AutoCAD si apre, quando aprite AutoCAD la prima volta, la prima cosa che fa AutoCAD va a leggere questo file. Quindi che succede? Siccome vige la regola che l'ultimo nella lista, l'ultima abbreviazione è quella che conta, perché io qua potrei avere un'abbreviazione S3 che è scala 3D. Mentre io vorrei che S3, che ne so, esposta 3D, una cosa del genere, io posso andare in fondo alla lista, assegnare qui la mia abbreviazione e chi vincerà sarà quella alla fine. Quindi quando dovete aggiungere una vostra abbreviazione, dovete andare sempre in fondo al file. Questa cosa è anche utile perché? Perché guardate, io questo è il mio file di il mio PGP personalizzato. Quando una volta che io mi sono fatto una serie di abbreviazioni, a me basta prendere queste, copiarle e incollarle in un file di testo e in un qualsiasi altro AutoCAD prendo e ce le sbatto dentro. E ciò, dopo aver installato AutoCAD, le mie abbreviazioni sempre a disposizione. Stanno all'ultimo e nel momento in cui io sto in uno studio, ho iniziato a lavorare in uno studio dove c'hanno AutoCAD e dove storcono il naso alle personalizzazioni, nel momento in cui mi rompono le scatole e dice: "Oh, perché ti sei personalizzato queste cose?" Voi andate qua, cancellate queste ultime e ritornano quelle di default. Quindi non fate danni se le aggiungete alla fine. La fregatura di questa cosa qual è? È che se io scrivo qui CCCS, virgola, asterisco UCS, cioè ne aggiungo un'altra abbreviazione, salvo il file, quindi lo chiudo e salvo, la abbreviazione CCCS l'hanno modificato. In realtà, nella 14, dopo aver salvato il PGP, se lo va a rileggere. Nelle vecchie versioni, fino alla 2013, l'ho scoperto adesso, bisognava richiamare un comando che forzava AutoCAD ad andarsi a rileggere quel file, a riaggiornarsi. Il comando per forzare AutoCAD a rileggere il PGP si chiama inizializza. Ok, inizializza. Inizializza. Si mette la spunta a fare il PGP, si dà OK e si forza AutoCAD ad andarlo a rileggere, invece di chiudere AutoCAD e riaprirlo. Nella 2014, fortunatamente, è più comodo questa cosa. E con il mio CS adesso posso rigirarmi il mio sistema di coordinate. Se io vado nel menu disegna, vedete che avete polilinea e polilinea 3D. Perché? Qualcuno lo sa? Perché
Perché la polilinea, cioè come definizione proprio di elemento chiamato polilinea, la polilinea è un elemento i cui vertici della polilinea non possono avere zeta diverse. In che senso? Se io adesso disegno una polilinea, qualsiasi, una spezzata, provo a prendere un vertice. Non posso spostare in verticale questo vertice, vedete? I vertici di una polilinea sono sempre inclusi in un piano, sono sempre complanari. Perché si sono inventati la polilinea? Perché vi ricordate, vi ho detto che quando voi estrudete un qualcosa, affinché voi possiate estrudere un profilo, questo deve essere perfettamente incluso in un piano, altrimenti o si buca o altro. La polilinea vi dà questa sicurezza, vi dà la sicurezza senza nemmeno andare a verificare che tutto ciò che disegnate è in un piano, è un profilo piatto. Ma ed ecco perché io ho polilinea 3D e polilinea, perché polilinea 3D invece si comporta alla stessa maniera della polilinea, quindi se la seleziono, seleziono tutto, ma i vertici possono avere una quota differente. Quindi la polilinea rispetto alla... No, non viene specificato polilinea 2D perché la polilinea è bidimensionale. La polilinea 3D permette di specificare differenti zeta dei vertici che compongono la polilinea. Questo mi apre alcune possibilità perché la polilinea poi mi diventa non solo il sistema per definire i profili, ma anche un ausilio al disegno e vi faccio vedere il perché. Nozioni che vi ho detto fino adesso, che i comandi di disegno vengono sempre creati su un piano XY e che la polilinea rimane sempre piana, cioè tutti i vertici hanno sempre la stessa Z. Che cosa succede? Guardate qui. Se io inizio a disegnare una polilinea, e inizio a disegnare una polilinea, guardate, mi aggancio a questo vertice che è in alto e lo posso fare. Quindi parto da questo vertice che non sta all'altezza 0, è più in alto. Nel momento in cui io ho inserito il primo vertice, ho stabilito l'altezza di questa polilinea, tutti i punti che io andrò a prendere avranno l'altezza del primo punto che ho inserito. Guardate, io mi sto agganciando qui sotto, ma se vedete il punto viene preso sopra, perché quello che viene preso è la proiezione sul piano. Io mi aggancio con i punti in quota, ma quello che sto ottenendo in realtà è una proiezione sul piano XY di questa cosa qui. Io mi sono agganciato a quei punti, ma quello che è stato creato su un piano. Quello che è importante quando iniziate a disegnare la polilinea è il primo punto. Una volta che avete fissato la quota del primo punto, tutti gli altri punti rispetteranno quella quota. Quindi non dovete per forza, cioè la polilinea non si vincola per forza all'altezza dell'origine. Vige il primo punto. Una volta che avete inserito il primo punto, tutti gli altri hanno quella quota. Perché questo è un ausilio al disegno? Vi faccio un piccolo esempietto. Io ho questi elementi ad altezze diverse, guardate. Adesso rispetto al piano 0, cancello un po' di schifezze così vi si confonde di meno. Adesso questi elementi io li ho spostati e se vedete rispetto all'origine uno è più in alto e uno è più in basso. Voglio fare prima cosa un controllo, perché certe volte questi spostamenti, queste differenze di quote possono essere impercettibili. Mettiamo il caso, guardate, io ho questo elemento che è spostato di quota di pochissimo. Allora, la polilinea mi consente innanzitutto, io questo elemento lo voglio mettere a terra, cioè lo voglio mettere alla stessa quota di questo. A me basta fare questo. Mi richiamo il comando polilinea, mi aggancio a terra come il primo punto e come secondo punto aggancio quest'altro vertice. Se vedete, qui a terra io ho la proiezione, cioè ho la proiezione di questo punto sulla stessa quota. Una volta che io ho fissato questo punto con la polilinea, io con sposta e con lo snap fine prendo e ho la certezza geometrica che questi due adesso funzionano. Ma è anche uno strumento di controllo, perché se io disegno una polilinea e voglio verificare se questi due elementi stanno sullo stesso piano,
Io clicco da questo punto e vado a vedere se la linea è stata disegnata. Se non coincide, significa che questo o è più alto o più basso. Questo per quanto riguarda la quota a terra. Ma se io voglio spostare questo alla quota di questo vertice qui dove sta il mio centro, PL, mi aggancio qui, ho il punto, ho quella quota fissata, prendo questo oggetto e lo sposto da sopra a sotto. Quindi la polilinea non è solo uno strumento di disegno, è anche uno strumento di ausilio, potentissimo, perché vi fa le proiezioni, adesso state anche a tema proiezione ortogonale, vi fa la proiezione sul piano XY di qualsiasi cosa. Ma è ancora più potente, perché? Perché la polilinea viene disegnata sul piano XY, ma se io questo piano XY lo sposto, lo giro? Cioè, se io... prendo questo l'UCS e me lo allineo a questa faccia qui. Che cosa succede? Che quando io disegno una polilinea, se aggancio i vertici che io aggancio delle mie geometrie vengono automaticamente proiettati sul piano. Non so se no, c'è un po' un casino, però se ci fate. Sto disegnando in obliquo prendendo i punti e spiaccicandoli sul piano. Perché la polilinea viene disegnata sempre su XY e i punti vengono sempre messi su XY. Quindi è un modo che permette di non scervellarsi quando io devo trovare degli allineamenti o devo verificare degli allineamenti, sapendo che è legato a XY, che la quota non cambia e che il primo punto battezza l'altezza. Al disegno, lo vedete che ci sono queste freccette con questa specie di fulmine. Per i disegnatori dell'interfaccia di AutoCAD, quando c'è un fulmine nell'icona è sempre un qualcosa di automatico, è sempre un qualcosa di, tra virgolette, intelligente. UCS dinamico, che cos'è? È un ausilio al disegno molto importante, molto comodo, ma che se non si conosce crea problemi. In che senso? Allora, casistica banale. Io mi metto in una visualizzazione wireframe 2D. Per sbaglio ho attivato l'UCS dinamico, quindi me lo sono dimenticato, non so che esiste, si è attivato, è acceso. Voglio disegnare un cerchio alla base di questo parallelepipedo. Ho un paro da fare. Prendo il cerchio, vado a cliccare qui e guardate che succede. Non posso disegnare sulla base del parallelepipedo. Perché? Perché UCS dinamico individua se ci sono degli elementi, in questo caso c'è il parallelepipedo, individua gli elementi e si allinea le facce sulle quali voi puntate. Per capirci, se io prendo il cerchio, UCS dinamico, vedete, senza che io lo sposti o che lo ruoti, individua quella faccia e inizia a disegnare su quella faccia. Quindi io con pochissimi click ho disegnato tre cerchi allineati alle facce perché l'UCS dinamico ha intercettato quelle facce e si è allineato. Il bello è che l'UCS dinamico si attiva quando cliccate sulla faccia, disegna e poi ritorna a posto. La fregatura qual è? È che se io volessi disegnare su questa base, l'UCS dinamico non mi permette di farlo. Oddio, dovrei andare sotto e questo che succede? Se sto in una visualizzazione concettuale o nascosta, questa cosa appare evidente. Se sono in wireframe, questa cosa non mi appare tanto evidente, quindi può essere un problema. Per disegnare su quella base, a me basta disabilitarlo. Lo si disabilita e adesso AutoCAD non intercetta più le facce. È comodo, ma si deve sapere quando serve e quando attivarlo. Il mio consiglio è tenerlo disattivato perché quando avete un modello molto complesso rischiate di agganciare punti che non volete. A proposito di questa cosa, affinché non vi imbattiate in casini dato dal fatto che gli ausili al disegno acchiappano punti che non volete, gli OSNAP da tenere fissi, quelli persistenti, sono questi più o meno quelli che vedete, tranne, ops, questo qua ho fatto un giochetto, l'ho
questi che vedete, e dovete con tutto il cuore evitare perpendicolare, tangente e vicino. Perché perpendicolare, tangente e vicino sono gli OSNAP che di solito vi traggono in inganno, cioè voi siete convinti di aver cliccato, di aver preso la fine, e in realtà avete preso il perpendicolare di quella linea che non è la fine ma è vicino, quindi non vi agganciate perfettamente. Sono poi OSNAP, perpendicolare, tangente e vicino, che di solito non servono sempre, non servono come ausili al disegno persistenti. Di solito fine, medio, centro sono quelli che si utilizzano mentre si disegna. Vi ricordo che nel caso io volessi disegnare questa linea e disegnare, agganciarmi al perpendicolare, io posso richiamare l'OSNAP temporaneamente per un solo punto. Basta premere Shift e tasto destro. Compare questa tendina. Da questa tendina io posso scegliere perpendicolare e questo perpendicolare varrà solo e soltanto per quel punto. Cioè, vedete, gli altri OSNAP sono tutti quanti disabilitati e vale solo il perpendicolare. Una volta che ho fatto clic, ritornano i persistenti, quelli che io posso fissare con tasto destro impostazioni. Quindi posso avere una serie di persistenti e poi richiamarne con Shift tasto destro uno in maniera temporanea. Finito l'UCS dinamico e ci siamo, veniamo a delle cose un po' più carine. SketchUp ha rivoluzionato un po' il mondo della modellazione perché ha messo in condizione chiunque, anche il più ignorantone in termini di modellazione, di modellare. Quindi ha messo in condizione chiunque di modellare un qualsiasi cosa. Io purtroppo adesso non ce l'ho installato, ero sicuro di averlo installato, ma in realtà non ce l'ho. L'ha rivoluzionato in che senso? Perché consente, hanno inventato un tool particolare chiamato premi e trascina. Questo premi e trascina che cosa consente di fare in questo SketchUp? E cosa poi AutoCAD ha copiato da SketchUp? Ve lo sto anticipando, non ve lo faccio nemmeno vedere perché dopo che hanno inserito questo comando in SketchUp e ha avuto questo successo, all'Autodesk hanno preso e l'hanno inserito anche in AutoCAD. E quindi io posso usare lo stile di modellazione che ho in SketchUp anche in AutoCAD. E quello che mi consente di fare si chiama, dopo estrudi c'è premi e trascina. Premi e trascina è una sorta di estrusione avanzata. In che senso avanzata? Ve lo faccio vedere piano piano. Allora, con AutoCAD base abbiamo detto che se io ho un profilo che io voglio estrudere, e in questo caso è un'intersezione da due cerchi, anzi la posso fare anche più difficile, voglio estrudere questa cosa qui. Quest'area qui. Per farlo io ho diversi modi. Uno, ad esempio, quello che viene in mente a chi conosce tre comandi di AutoCAD, qual è? Conosco il taglia, io taglio tutti gli elementi, tutte le parti che non mi servono, prendo questo profilo che non è unito, lo unisco selezionandolo e scrivendo unisci in maniera tale che viene unito e poi lo estrudo. Però, se ci fate caso, per arrivare a questo, ho fatto una miriade di passaggi. Il taglia, l'unisci, l'estrudi. Un altro modo, per chi conosce un po' più di comandi, è quello di utilizzare il comando contorno. Il comando contorno mi permette di cliccare all'interno di un punto. Lui traccia la polilinea, quindi mi disegna un profilo chiuso e io questo profilo lo posso estrudere. E in questo caso io ho fatto due operazioni, prima il contorno, il tracciamento del contorno e poi lo estrudi. La rivoluzione del premi e trascina qual è? È che io non devo disegnare nessun tracciamento, cioè la procedura di tracciamento e di estrusione viene fatta in un unico passaggio. Io richiamo premi e trascina, mi posiziono sull'area che voglio estrudere, AutoCAD me la individua, mi basta fare clic e definire l'altezza. Richiamo premi e trascina, non devo manco richiamarlo. Clic e specifico l'altezza. Clic e specifico l'altezza. Sì.
Il comando contorno lo trovi solamente da disegna contorno, qui non ce l'hanno messo. O lo digiti o lo prendi dal menu e scegli contorno. Quindi che succede? Il premier trascina mi velocizza tantissimo le cose, perché io non devo tracciare prima i contorni e poi estruderli. Lui li individua e li estrude velocemente. Trascina. È ancora più potente perché guardate qui. Se io voglio estrudere questo, vabbè, con premio e trascina velocemente lo prendo e lo faccio. Quando io ho all'interno di un elemento più elementini, quindi ho questo profilo dove questi due rappresentano i buchi. Tu quando hai fatto la booleana del tuo elemento hai fatto prima tutti i profili e poi hai sottratto, giusto? Se io volessi estrudere questo e bucare questi due, con i comandi che vi ho specificato fino adesso, tranne il premio e trascina, io dovrei estrudere 1, 2 e 3. E estrudendo tutti e 3, lui mi estrude tutti come pieni, giusto? Quindi poi dovrei prendere il sottrai, scegliere il grande, dare invio. E andare a selezionare, sempre se me lo permette, i due che vanno a creare il buco. Ho fatto operazione di estrudi, operazione di sottrazione. Due operazioni. Il premio e trascina è talmente intelligente che vi individua il profilo e estrude già bucato. Oh. Un altro metodo, qual è? Giusto per farveli vedere un po' tutti. L'altra volta vi ho specificato regione e vi ho detto, vedete che le regioni sono solidi ad altezza zero, è l'unica eccezione in cui il solido è piatto. La regione è utilissima soprattutto per calcolare le aree, perché se io volessi calcolare l'area di questa parte qui senza i buchi, io in AutoCAD lo posso fare perché di tutti i profili chiusi, se io seleziono un profilo chiuso e vado nelle proprietà, lui mi dice che l'area è questa qui. Poi, se ho costruito tutto secondo unità di misura, che adesso non abbiamo ancora visto, se ho adottato un'unità, un metro, quello che leggo lì sono i metri quadri. Per calcolare l'area interna di questa cosa, dovrei prendermi un fogliettino di carta, appuntarmi questa, poi appuntarmi queste altre due e con la calcolatrice sottrarre le due aree. Una scocciatura perché. Qua sono tre profili, mettete che ne ho un'area con tantissime aree, dovrei mettermi a segnare e appuntarmi tante cose. Che cosa si può fare? Questa cosa si può fare in due modi per calcolare le aree. Ho fatto un attimo un salto, andiamo nel 2D. Uno è quella di disegnare un tratteggio. Io disegno un tratteggio. Lo posso fare di qualsiasi tipo, in questo caso lo faccio solido. Poi seleziono il tratteggio e se vado nelle proprietà mi dà l'area e quest'area è l'area del tratteggio, sottratte quelle. Questo è un modo. Un altro modo qual è? È trasformare tutti questi profili in regione e per trasformarli si selezionano, se sono chiusi, si scrive regione. Si selezionano gli elementi, si dà invio e questi diventano dei solidini. Posso usare le booleane e sottrarre dalla grande la piccola, perché questi sono solidi ad altezza zero. Questa regione, questo elemento, ha un'area e quest'area è quella lì. Quindi questi sono i diversi modi per poter trovare un'area dove ci sono altre arette sottratte, o con la regione o col tratteggio. Cosa? Non ti so dire, l'ho sempre digitato. Aspetta. Sfumatura. Dovrebbe essere questo, regione, eccolo qua. Il premio e trascina in queste cose è fantastico perché con un clic mi tira fuori le cose, ma è ancora più potente perché se io dopo che ho disegnato questo solido
Mi accorgo che questo buchetto qua lo voglio allargare un pochino. Io richiamo premi e trascina. Lui automaticamente, vedete, si accorge di quella faccia e mi permette di allargarla. O mi permette anche di stringerla. Il premi e trascina in pratica che cosa fa? Quando io prendo una faccia, se questa faccia la porto verso un qualcosa, cioè una geometria o sottrazione, se la porto verso il vuoto ho un'addizione di volume. Ma è ancora, il premi e trascina è ancora più potente perché se io con un CS dinamico, quindi con la possibilità di agganciarmi alle facce, disegno un cerchio e poi disegno anche, che ne so, una linea da qui a qui. Il premi e trascina si accorge anche di quello che ho disegnato sulla faccia, quindi mi permette anche di estrudere i profili che non ci stanno, vedete? Quindi con pochissimo io posso prendere, voglio creare una bucatura qui dentro, faccio un rettangolo. Allineandomi e con premi e trascina porto verso il vuoto e ho bucato. Voglio cambiare l'altezza, premi e trascina abbasso, quindi in automatico il premi e trascina mi permette di prendere le facce e spostarle. La fregatura del premi e trascina qual è? È che quando io faccio queste operazioni, il solido risultante è tutt'uno. In questo caso, guardate, io avevo disegnato qui su queste facce, questi elementi qui. Con premi e trascina io posso estrudere questo elemento, ma poi questo elemento risulta tutto attaccato. Certe volte può essere una fregatura. Il vantaggio è che tutto quello che è piatto con premi e trascina viene individuato e viene estruso nella direzione della faccia piatta. Quindi la direzione del movimento del premi e trascina è sempre perpendicolare al piano della faccia. Ovviamente, se io ho facce curve, premi e trascina non le considera solo facce piane, perché estrude solo quello. Se io prendo un elemento e questo elemento, invece di portarlo fuori, lo porto all'interno, ho una sottrazione di volume. Quindi dipende sempre questo movimento dove lo fate, verso l'esterno, addizione, verso l'interno di un qualcosa o sottrazione. Io ho la possibilità di andare, non vi spaventate, 3D Studio lo faremo con calma e con parecchie lezioni una volta che ci sarà un po' più chiara la modellazione in AutoCAD. Però vi introduco questa cosa perché con i concetti si va un po' meglio. In 3D Studio, essendo questo un elemento poligonale e avendo la possibilità di selezionare vertici, spigoli e facce, io posso filtrare, cioè decidere che questo elemento voglio spostare solo i vertici. In 3D Studio che succede? Io posso cliccare vertici, posso nel momento in cui clicco su questo vertex, posso solo selezionare i vertici della geometria selezionata, nient'altro. Se vedete, si illuminano i verticini e io posso selezionare solo questi. Il vantaggio qual è? Che posso prendere questi vertici e poi spostarli. Posso decidere di voler selezionare solo le facce, prendo le facce e le posso spostare, ruotare o anche scalarle. E questo è un tipo di modifica che nelle versioni vecchie vecchie di AutoCAD non si potevano fare, uno se lo scordava, la possibilità di poter selezionare ad esempio gli spigoli, ad esempio 1 e 2, e spostarli. Questa possibilità di concentrarsi su vertici, spigoli e facce in AutoCAD adesso c'è. E come faccio a fare questo? Io ho il mio cubetto. Per accedere, se voglio selezionare questo vertice e spostarlo, CTRL, tengo premuto CTRL, e se clicco sul vertice, guardate come per magia mi si seleziona il vertice. Mi compare questo gizmo
E se io prendo e trascino, lo posso spostare. Se con control clicco su una faccia, lui mi seleziona la faccia. E se prendo il gizmo, io posso spostare questa faccia. Se con control clicco sullo spigolo, prendo lo spigolo e posso velocemente spostarlo. Quindi di solito molto spesso mi chiedono, presto come faccio? Io devo fare una rampa. E la rampa si disegna il parallelepipedo, si clicca sul primo elemento e si fa la rampa. Invece di costruirsi il profilo, estruderselo da una parte, oppure costruirsi questo e poi tagliarlo, semplicemente uno può prendere questo con clic e clic sullo spigolo e con lo snap. Questo modo di selezione in 3D Studio è chiamata sub-object, sotto-oggetto, perché c'è l'oggetto, i sottoelementi dell'oggetto sono vertici, spigoli e facce. Sotto-oggetto, sotto-elemento. Che cosa succede? Succede che io questa cosa qui ve l'ho fatta vedere nel caso semplicissimo di un parallelepipedino semplice. Che cosa succede? Certe volte però, quando io voglio intervenire su un elemento che è frutto di una booleana, in questo caso 1 e 2, quando io voglio intervenire su un elemento come questo qui, che è stato ottenuto dalla sottrazione di altri elementi, che succede? Che questo control e click certe volte non funziona. Perché non funziona? Perché AutoCAD tende a ricordare il fatto che questa è una booleana, cioè tende a ricordare gli operatori. Certe volte funziona, certe volte no. Nel senso che questo elemento, in questo caso, la cronologia in questo caso era disabilitata. Facciamo da capo. Allora, qui io mi imposto cronologia registra, quindi registro le operazioni che sto facendo su questo elemento. Nel momento in cui io faccio un'operazione booleana da questi due solidi, che succede? Che AutoCAD si ricorda le operazioni che ho fatto. E mi permette anche di accedere all'elemento che io ho sottratto. Quindi mi permette anche di selezionare l'elemento che sottrae e rispostarlo. Questa cosa apparentemente sembra fichissima. In realtà non la utilizzerete mai, difficilmente la utilizzerete, ed è un po' un pachiderma, perché se lo faccio su due elementi messi in croce come un parallelepipedo e un cilindro, questa cosa funziona. Ma immaginate di avere una facciata di un edificio lungo 50 metri dove avete sottratto 100 finestre. Lui cerca di tenere memoria di quelle 100 finestre sottratte. Il file diventa pesante. La gestione della cronologia di questa cosa è impossibile. Per poter resettare, cioè cancellare, la storia di costruzione di questo elemento, il comando non c'è icona, non c'è niente, è solamente un comando che va digitato da tastiera e rappcont, perdonatemi, la traduzione di queste cose è allucinante. Rappcont rappresenta contorno. In realtà si può anche abbreviare, il comando in inglese è BREP, che sta per Boundary Representation. Se io richiamo RapContent o BREP e poi seleziono i solidi, a quei solidi viene cancellata la storia di costruzione. Quindi se l'ho ottenuto con una serie di passaggi di booleane, quei passaggi vengono eliminati. Diventa un solido generico e posso gestirlo meglio.
Nella 14, a quanto pare, adesso la storia di costruzione è disattivata. Cioè, se voglio costruire un qualcosa, la devo attivare e devo costruire. Fino alla 2013, la storia di costruzione è sempre attivata. Quindi, qualsiasi cosa voi costruiate con le booleane, tiene sempre memoria. L'unico modo per cancellarla è questo. Quando un elemento è costruito con la storia di costruzione, se io vado a fare control click, vedete che non mi prende gli spigoli, perché mi metto in evidenza la booleana, cioè come priorità c'è la storia di costruzione, non c'è il sottoelemento. Ecco che nel momento in cui io ho questa rottura di scatole del fatto che io faccio control click su questo elemento per selezionare lo spigolo e mi tira fuori la booleana di questo elemento, cioè l'operatore di questo elemento, se io scrivo brep wrap contra, seleziono l'elemento e do invio, ho cancellato tutto. Con control e invio posso selezionare gli elementi. Certe volte, adesso gli esempi sono abbastanza banali e sono fatti su scatolette, dove io riesco a controllare abbastanza bene il tutto. Certe volte però non è semplice, ad esempio, poter selezionare due vertici qui, perché se io sbaglio a cliccare mi seleziona la faccia, se clicco qui e clicco qui mi seleziona lo spigolo. Selezionare molto spesso i vertici è difficile. E se volessi selezionare, ad esempio, uno, due e questo terzo qui è un po' più un casino. In aiuto ci vengono i filtri alle selezioni. Se io seleziono l'oggetto e faccio tasto destro, in questo menu contestuale c'è filtro di selezione sub-oggetti. Vi ricordate sub-object, sub-oggetti, l'hanno tradotto così. Io posso dire ad AutoCAD: senti, su questo oggetto voglio che tu mi selezioni solo e soltanto i vertici e basta. Metto questo filtro e che succede? Nel momento in cui io vado a cliccare, lui mi seleziona solo e soltanto i vertici, nient'altro. La selezione per sub-oggetti non funziona solo col premi e trascina, cioè non funziona solo che io se seleziono questo, lo prendo, lo posso cliccare e trascinare, ma tutti i comandi di trasformazione funzionano. In che senso? Se io faccio control click e seleziono questo elemento e poi mi chiamo il comando ruota, quello 2D, quello classico, lui mi chiede di selezionare un punto base di rotazione, mi permette di ruotare quello spigolo. Anzi, AutoCAD è ancora più avanzato di 3D Studio perché? Perché se ci fate caso, la geometria di partenza ha delle facce in piano. Se io faccio questo passaggio, le altre facce me le conserva piane. Se io questa operazione la faccio su questo elemento qui, in modellazione poligonale, e quando io quattro vertici li ruoto o li sposto, se ci fate caso, non è più un qualcosa di piano, non so se si vede, ma la complementarità va persa. Qui, se io prendo questo elemento qui e lo ruoto, 3D Studio non mi assicura che gli altri elementi risultino complanari. Se questo giochetto qui di prendere una faccia e ruotarla, vedete come lo deforma? Ma lo deforma perché cerca di rimanere coerente con le altre facce, cerca di mantenerle sempre in piano. Cioè, dopo che io faccio questa trasformazione, ho la sicurezza che gli altri elementi che erano piani, cioè le altre facce sono sempre complanari. È una cosa che per esempio 3D Studio e gli altri non hanno. Ma c'è anche un'altra cosa. Con CTRL e clic sulla faccia, io ho selezionato questa faccia. Se io chiamo il comando estrudi, lui estrude. Dice sì, ma questo me l'hai fatto vedere prima con premi e trascina. La cosa carina di questo qui qual è? È che l'elemento è separato. Vi ricordate che premi e trascina univa? Se io invece qui seleziono la faccia, con CTRL e clic e faccio estrudi, l'elemento che io ottengo dall'estrusione è un elemento a sé. Se seleziono e estrudo verso la geometria, non si sottrae come il premio e trascina, ma diventa un elemento a sé. Io posso in qualsiasi momento
usare una faccia come profilo e escluderlo. In questo caso, io per esempio potrei, guardate qui, famolo strano ancora di più. Lo voglio rastremare, cioè voglio che la base sia più stretta dell'altezza. Che cosa posso fare? Guardate qui. Posso selezionare l'elemento, tasto destro, filtro, vertice. Quindi ho filtro per vertice. Mi seleziono tutti i vertici della base. Io adesso ce li ho selezionati. Chiamo semplicemente il comando scala. Ecco, scelgo un punto base e posso, dando un riferimento, funziona come in 2D, posso scalare la base. Il bello è che rimane coerente anche col cerchio. Quindi ho rastremato tutto velocemente. Quindi apparentemente in AutoCAD si possono fare cose semplici, in realtà si possono fare cose molto più complesse. Mischiando un po' i comandi, anche se non si può raggiungere una complessità che di solito si riesce a raggiungere con, ad esempio, un modellatore NURBS puro come Rhino, perché è sempre vincolato al fatto che se voglio rimanere nel campo della geometria solida, della modellazione solida, qualcosa devo sacrificare, quindi è sempre un po' bloccato. Ok, pausa. Nelle lezioni, quelle relative al 2D, si parla di raccordo. Il raccordo è questo comando qui, permette di specificare un raggio di raccordo e se ho due linee, AutoCAD prende queste linee, le estende e le raccorda con un cerchio. Che cosa succede? Che questo comando che apparentemente è bidimensionale, io lo posso utilizzare anche per raccordare degli spigoli di due facce. Guardate, se io ho di nuovo questo cubetto, chiamo il comando raccorda, seleziono gli spigoli che voglio raccordare, specificando un raggio, e adesso io il raggio lo specifico un po' a caso come distanza tra due punti. E poi seleziono gli spigoli che voglio raccordare. Una volta che do invio, magicamente AutoCAD raccorda gli spigoli con l'arco di cerchio specificato nella distanza. Quindi, come passaggi, io prima chiamo raccordo, poi mi chiede di selezionare uno spigolo, ne seleziono uno, dopo che ne ho selezionato uno, AutoCAD mi chiede di specificare il raggio. Ogni volta che AutoCAD mi chiede di specificare una distanza, io la posso specificare o numericamente o come distanza tra due punti. Nel senso che se io faccio clic e clic, quella distanza tra due punti viene presa come distanza di raccordo. Una volta che l'ho fatto, AutoCAD mi chiede se voglio selezionare altri spigoli. Quindi io posso selezionare anche altri spigoli e poi dare invio. Che cosa succede? Il raccordo può fallire. Quando è che fallisce? Quando il raggio di raccordo è superiore al risultato della faccia. Se il raccordo che io ho scelto è maggiore di quello che è la dimensione della faccia, fallisce il comando. Che cosa succede? Un'altra cosa molto carina qual è? È che se io seleziono l'oggetto, vado nelle proprietà e come cronologia solidi inizio a registrare, quindi inizio a dire ad AutoCAD, senti, ricordati di quello che faccio, in questo caso ricordati del raccordo che faccio. Se io eseguo un raccordo di una determinata dimensione su tre facce e do invio, dopo che ho raccordato con CTRL e clic, se clicco sul raccordo mi compare questo grippetto. Questo grippetto, se cliccato, mi consente di variare e di ripensare il raccordo, vedete? E lo posso specificare sia a video, quindi tracciando questo, oppure lo posso anche specificare numericamente. Scrivo 20 e lui raccorda con 20. Questo lo posso fare, me lo posso permettere solo se mi ricordo di abilitare la storia di costruzione. Se voglio disabilitare la storia di costruzione perché
Vi ricordo che la storia di costruzione mi vincola al fatto che io con CTRL e CLICK non posso più accedere su oggetti. In realtà posso ancora perché se seleziono l'oggetto faccio tasto destro e scelgo di filtrare la selezione per spigoli, gli spigoli li posso ancora selezionare. E il bello è che il raccordo viene comunque mantenuto. Posso prendere la faccia e spostarla e fare tutti i giochetti che voglio. Non mi ricordo se nella 2013 o nella 2014 hanno inserito anche un raccorda spigolo, che è un comando che fa la stessa cosa del raccordo classico, quello bidimensionale, solo che ha una diversa anteprima, cioè prima chiede di specificare gli spigoli, poi permette di è più dinamico, nel senso che fa vedere un'anteprima di quello che sto per ottenere. Do invio e posso sempre cambiarlo. Raccorda spigolo rispetto al raccorda è perché il comando raccordo è un comando molto vecchio. Questo raccordo spigolo è stato inserito ultimamente, quindi funzionano entrambi con metodologie simili. È uno spigolo in comune tra i due solidi e il raccorda funziona anche su questo elemento qui. Quindi mi fa vedere anche, io posso anche raccordare elementi tondi. Wow! Ah, queste sono tutte cose tipicamente del disegno meccanico, e nel disegno meccanico queste cose sono abbastanza semplici. Se non riesci a fare questo AutoCAD è meglio disinstallarlo. Oltre allo svuota, l'altra volta vi ho parlato delle superfici. Vi ho detto che se voi prendete ed estrudete un elemento che non è costituito da un profilo chiuso, quello che ottenete è una superficie. E vi ho detto anche che in questi casi fare operazioni tra solidi e superfici è un po' un casino. È difficoltoso, certe volte non si riesce proprio. Però una superficie si può rendere solida, si può dare uno spessore. Il comando che dà uno spessore a una superficie si chiama ispessisci. Se lo voglio aggiungere alla mia barra degli strumenti, vado qua, scrivo ispessisci, trovo che l'iconcina del comando è questa qui, mi trovo una barretta, una posizione dove piazzarlo, oppure lo scrivo da linea di comando, tanto ormai posso tranquillamente digitarlo e se inizio a scrivere ISP, lui mi completa con ispessisci. Ispessisci è una sorta di offset però per le superfici. Quindi io seleziono la superficie, do invio, specifico la distanza dell'offset. Do di nuovo invio, se ci fate caso lui ha creato in questo caso un solido. Quando usate ispessisci, che succede? Lui vi crea un solido dalla superficie, ma la superficie me la mantiene. Quindi alla fine vi ritrovate con due oggetti, la superficie originaria più il solido ottenuto da quell'ispessimento. Come tutti i comandi in AutoCAD, il comando ispessisci può fallire. Quando è che può fallire? Provo a farlo fallire, certo quando io provo a far fallire le cose di solito non funziona, però ci proviamo. Se io faccio una spline molto molto che okay. Proviamo, vediamo che succede. Faccio questa superficie qua, gli dico ispessisci, gli do una bella dimensione di spessimento, in realtà mi ha fregato. Allora provo a rifregarlo. In che modo? Lo giro dall'altra parte. Mo' t'ho creato una chicane. Voglio vedere come me lo ispessisci. Gli do lo sleppone. Funziona comunque.
È un comando che per quanto lo vuoi mettere in difficoltà, no, in realtà dov'è che fallisce? Quando avete delle superfici molto complesse che hanno degli angolini che si riavvolgono su loro stessi, non vi aspettate che funzioni sempre. Quello tu le puoi lasciare anche come superfici. Tu per fare quell'oggettino. Eccolo qua, questo. Tu ti riferisci a questi elementi qui. Tu per fare questi, che cosa fai? Ti costruisci quattro bordi e poi utilizzi quel comando che è superficie da quattro bordi. Cerco di fartelo vedere a volo, ma vediamo se ci riesco. Tanto può servire a tutti quanti. Allora, tu hai uno e due linee, cioè due curve nello spazio e poi hai due linee abbastanza rette che hai questa lineetta qui che è curva che va nello spazio, quest'altra lineetta qui che va nello spazio e poi più o meno si collegano in maniera retta. Io mo non voglio che sia più complesso di quello che serve. Quindi che cosa faccio? Mi giro l'UCS in verticale. In maniera tale che io adesso o con la polilinea o con la spline o con la spline posso crearmi un elemento nello spazio. Poi mi duplico questo elemento. Quindi non so se riesci a vedere, ho creato questi due elementi. Poi sono identici, però questi due. Siccome questo io lo voglio un po' più girato, lo posso spostare verso il basso, verso l'alto. Se ci fai. Ups. Adesso sono due elementi un po' diversi tra i due. Collego l'estremità con una linea. Linea da qui a qui e linea da qui a qui. Poi prendo gli strumenti, quelli per creare le superfici, creazione di superfici. Te lo ricordi questo comando? Sezioni diverse. Una direzione, questa retta va verso quest'altra. Poi do invio, questa retta va verso quest'altra e ho ottenuto un qualcosa che si avvicina un po' a quello che hai fatto tu nel plastichetto. La cosa carina qual è? È che se io seleziono la linea e la sposto, la superficie segue. Quindi se io seleziono le due linee e sposto gli spigoli, è come se io muovessi nello spazio il foglio di carta. Posso sempre poi rimodificarlo. Siccome tu non ci devi fare operazioni in questo caso, non le devi sottrarre o altro perché il tuo modello è solamente questo, non c'ha buchi, non c'ha altro, la potresti lasciare anche senza spessore. Se poi gli vuoi dare uno spessorino, glielo puoi dare. Utilizzo questo suggerimento dato dalla vostra collega per farvi vedere un'altra cosa. Allora, io adesso con il view cube, questo qui, guardate, clicco su destra e mi allineo in prospetto rispetto a questo elemento che ho creato. Guardate che magia posso fare. Ho tirato fuori creazione di superfici. Adesso vado a cercarmi modifica di superfici. AutoCAD su questo, vedete, separa i comandi per la creazione di solidi o di superficie, dei comandi per la modifica di solidi o superfici. Modifica superfici ha tra i primi comandi taglia superficie. Ma taglia in che modo? Guardate qui. Io mi disegno un cerchietto che non coincide assolutamente, cioè se vedete non coincide assolutamente con la superficie, coincide solo se lo guardo in proiezione. Richiamo il comando taglia superficie che mi chiede selezionare le superfici. Presa, invio. Selezionare le curve, le superfici o le regioni che tagliano. In questo caso questa curva. Do invio. E poi mi chiede quale parti di superficie voglio tagliare, come nel taglio vero e proprio. Clicco qui dentro e vedete che magia è successo. Che con questo cerchio che era lontano è stato proiettato ed è stato tagliato. Ma la cosa ancora più carina qual è? Che questo cerchio è ancora vincolato a questa superficie. Se io lo sposto, il taglio ne risente.
Se io questo cerchio lo faccio più piccolino, il taglio è ancora parametrico. Smette di essere parametrico nel momento in cui io faccio espessisci. Però mantengo ancora la superficie che è legata a questo. E quindi sì, comunque si possono fare alcuni giochetti. Il casino di AutoCAD, cioè quello che ancora non hanno implementato bene, è quando io ho diverse superfici e le voglio collegare tra di loro. Non ho ancora tutti gli strumenti che mi consentono di farlo, ce ne sono solamente alcuni. È ancora un po' zoppo da questo punto di vista, per questo non ve lo tratto proprio, perché in realtà quando poi si va a sfociare nelle superfici così, il modello che poi si ottiene di solito è un po' sporco, c'ha dei difetti, perché non si hanno sempre tutti i controlli. Quando un oggetto è solido, tutto chiuso, lo si controlla meglio, è più pulito. Capirete che significa più pulito, perché poi quando si passa il modello in un programma per renderizzare, e provate a renderizzarlo, a visualizzarlo. Se il modello presenta delle imperfezioni, quelle imperfezioni escono fuori. Possono essere impercettibili e si modificano, cioè si mettono a posto. Se sono più grosse, di solito va rimodellato, si entra in quel gorgo gigantesco di e mo come lo metto a posto sto modello? E il problema è che quando vi trovate nel caso in cui dice mo come lo metto a posto sto modello, è già troppo tardi, cioè già avete fatto una serie di passaggi che dovete per forza rifare per rimetterlo a posto. Cosa? Io posso, mettiamo il caso, volessi disegnare su questa faccia, e vi ho detto che basta fare UCS faccia, seleziono questa e mi allineo a questa faccia. Ma mettiamo il caso io volessi disegnare come se stessi in 2D, volessi vedere questa faccia perfettamente in piano, non in assonometria. Mi basta digitare il comando piana. Se io scrivo il comando piana e poi do un altro invio, quindi piana, invio e invio, mi ritrovo la vista allineata al mio sistema di riferimento. Se vedete X e Y sono X e Y del mio sistema di riferimento utilizzato. Se io disegno qui, quindi qualsiasi cosa disegno qui, in realtà io l'ho disegnata guardando quella faccia in piano. Questa vista piana è utile anche quando si lavora in 2D, perché? Perché se io volessi disegnare su questo elemento qui, volessi lavorare su questo prospetto qui, su questa inclinazione qui, io posso prendermi il sistema di riferimento e ruotarmelo con questa inclinazione qui, e siccome voglio la vista ruotata, posso scrivere piana, invio, invio. E mi ritrovo con il disegno, con il foglio ruotato e allineato rispetto a quella vista. Potrei anche utilizzare il ViewCube, perché questo, il cubetto della visualizzazione, alto, fronte, retro e quant'altro, è sempre riferito al sistema di riferimento. Quindi che succede? Se io allineo il mio sistema di riferimento a questa faccia e poi clicco su alto, cliccando su alto equivale a scrivere piano invio invio. Se voglio ritornare alla vista in 2D, quella originaria di quando ho aperto il file, a me basta impostare il sistema di riferimento di nuovo globale e ricliccare su alto o scrivere piano invio invio e ritorno alla visualizzazione classica. L'esercitazione vi si chiede di modellare le volte, ve le faccio vedere tutte quante come si modellano, quindi non dovete fare altro che se non seguire adesso, questo ve lo fate a casa, io ve lo faccio vedere velocemente, però già avete la registrazione. Io qua vi ho messo due visualizzazioni differenti, non dovete fare le due cose, dovete modellare una volta a botte e quello che mi serve è solamente il modello pieno di questa volta. Modello pieno perché poi vi farò vedere il perché. Ma questa è una visualizzazione, chiamiamola in filo di ferro, questa è nascosta con le linee nascoste, semplicemente per farvi capire più o meno come funziona. Se
Gran parte di queste volte hanno sempre una base quadrata, cioè hanno un modulo quadrato, lato 1, 1. Quindi uno si mette, parte con un nuovo file, mi si è puntato sul nuovo file. E prima di tutto, una cosa che vi consiglio sempre è trovare l'origine, disegnare sempre vicino all'origine. Questa cosa poi ci verrà utile quando dovremo prendere il modello e esportarlo dalle altre parti. Il perché vi sarà spiegato successivamente. Adesso accettatelo solo per fede. La mia base di partenza è un quadrato, mi disegno un quadrato. Per semplificarmi le cose, lo disegno di lato 1. Voi potete scegliere quello che volete. Poligono, quattro lati, do invio. Specifico lo spigolo, quindi il lato, punto da una parte, mi posiziono in orizzontale, scrivo 1, do invio e mi ritrovo col mio quadratino largo 1. Mi metto in visualizzazione assonometrica, quindi con shift e tasto centrale o tasto sul pollice, quello che volete. Mi piazzo qui, mi disegno anche le diagonali, perché mi possono essere utili, e queste sono le mie basi di partenza. Siccome ne utilizzerò tante, io prendo e le copio. Ah, se ci fate caso, io copia, non me lo vado a prendere dall'icona, mi sono abbreviato CC, copia, è veloce. Scrivi CC invio e copia. Allora, volta a botte. La volta a botte è quella sulla quale perdo più tempo, perché è quella sulla quale i metodi per poterla disegnare sono tantissimi. Ci sono i più difficili e i più semplici. Il più semplice ve lo faccio vedere alla fine. Allora, tra la volta a botte in pratica è mezzo cilindro estruso in orizzontale. Quindi che faccio? Dovrei prendermi l'UCS, girarlo in verticale per disegnare il cerchio, perché se io disegno qua il cerchio, me lo disegna in piano. Potrei disegnarmi un cerchio e poi con ruota 3D prendere questo elemento e specificare che deve ruotare attorno a questo asse di 90. Quindi ruota 3D mi ha permesso di disegnarlo e poi ruotarlo. Avrei potuto anche ruotarmi il sistema di riferimento, quindi posizionarlo con XY in verticale e disegnare direttamente il cerchio. Poi potrei estruderlo e in questo caso però è un cilindro, quindi con trancio con XY sulla base e la parte di sotto la butto. Ma avete visto quanti passaggi rompiscatole per ottenere una semplice volta a botte? Di metodi ce ne sono anche altri. Il più semplice qual è? Disegno il rettangolo, mezzo rettangolo, rivoluzione. Specifico l'asse e ho fatto il solito di rotazione rispetto a quella cosa lì. Occhio a quando specificate l'asse di rivoluzione, perché se io chiamo il comando rivoluzione, prendo questo e do da questo punto in basso a questo punto in alto, ho specificato un vettore. Significa che il verso di rotazione per AutoCAD positivo sarà quello della regola della mano destra. Pollice verso pollice nella direzione che io ho indicato da 1 a 2 e il mio palmo, cioè le mie dita della mano destra che si piegano, indicano il verso. Se io con rivoluzione specifico l'asse da sopra a sotto, quello che ottengo è dall'altra parte. Quindi se gira al contrario no, ti fa perché lui inizia da un punto e gira in un verso. Se giri dall'altra parte, lui cerca di farti l'angolo giro. Potrei anche fare così e poi ruotarlo dall'altra parte, però visto che stiamo nel magico mondo del 3D, cominciamo anche a pensare agli assi e alle direzioni. Quindi da questo punto a questo punto, e poi o scrivo 180, punto qui è la stessa cosa. Se scrivo 180, ce l'ho. Volta conica. Qui dovrei
Apparentemente, guardando questa cosa qui e con gli strumenti che vi ho fatto vedere, io potrei disegnare uno spicchio di cerchio e poi estruderlo con la rastremazione. Cioè, quello che viene in mente è che potrei posizionarmi qui, tracciare il cerchio, fare una linea, tranciare il cerchio, sempre se me lo consente, ma poi chiudere questo, quindi prendere questi due elementi, scrivere unire affinché questo elemento sia chiuso, sia un qualcosa di chiuso, estruderlo e poi dopo dare una rastremazione. Ma in questo caso la fregatura qual è? Che la rastremazione mi rastrema anche nell'altra direzione. Macello. In realtà la cosa più ovvia, guardate qual è. Io prendo questo elemento, lo copio. Siccome questo elemento è stato creato con un rettangolo, guardate, se io modifico questo rettangolo e lo posiziono qua, cosa ho fatto? Ho creato il rettangolo e poi ho spostato un vertice qui. Questa base, questo trapezio ruotando mi fa la volta conica. Quindi quello che sembrava un qualcosa di impossibile o di difficile, trovato il profilo giusto e trovato la direttrice generatrice, direttrice giusta, si fa in 3 secondi. Anzi, io ho utilizzato una volta a botte semplicemente modificandone un grip, ho ottenuto la conica. All'inizio si sceglie sempre, sempre la strada più difficile. Poi quando vi accorgete di altre cose, che scemo. Però ci dovete passare per forza. Ok, la conica. Ci siamo riusciti. Il bello è che la conica io posso in qualsiasi momento cambiarne la rastremazione. Ok. Cupola. Banale, proprio banalissima. Perché? Prendo la primitiva sfera, prendo il centro, prendo il vertice e poi trancio con XY. TC, prendo la sfera, gli dico che voglio tranciare col piano XY, che è quello orizzontale, mi aggancio a uno dei punti qualsiasi per specificare l'altezza, do invio e una porzione di sferetta la saluto. Ed eccomi. Così. Facciamo un attimo una cosa, vi cerco di farvi vedere, divido la vista in due parti, così vediamo il wireframe e l'ombreggiato, così almeno non devo passare da uno all'altro. Per fare questo io posso andare a cliccare su questo menu qui, elenco configurazione finestra, due verticali, in maniera tale che posso, ho diviso la mia area in due finestre. Questa la imposto in wireframe, questa così, e mo forse dovremmo riuscire a seguire meglio. Volta a vela. Che differenza c'è tra questa e questa? È tagliata. Ok, esatto. Quindi, siccome il modello in AutoCAD, tutti nell'informatica, non so se ve l'ho già detto, nella computer grafica i lavori sono come il porco, non si butta mai via niente, si cerca sempre di conservare tutto. In questo caso, invece di ripartire da zero, io prendo e riciclo ricopiando. Ok, vi verrebbe da pensare di poter ragionare col trancia, perché trancia, piano, destra, sinistra, dovrei fare trancia 4 volte, ma è una scocciatura, perché trancia una volta con Z. Ad esempio per tagliare questa parte e così via. In realtà ho due modi molto più veloci. Uno è quello di estrudere questo e quindi ottenere un pieno. Che cosa succede? Che questo elemento qui, la parte che hanno in comune, questa e questa, è proprio la volta vera. A me basta fare semplicemente un'intersezione tra questo e questo e le parti in più vengono buttate via, quello che rimane. Quindi ho tagliato le parti in più che non mi servivano semplicemente estrudendo il tutto. Avrei potuto anche
Guardate, giusto per fare un po' tutte le possibilità, utilizzare gli strumenti di creazione delle superfici. E gli strumenti di creazione per le superfici hanno anche l'estrudi. L'estrudi, chiamato dalla creazione di superfici, non crea un oggetto vuoto, ma crea un oggetto a foglio di carta. E in questo caso, con la superficie, io avrei potuto utilizzare il trancio. TC per trancia, seleziono l'oggetto e come oggetto che taglia, gli do superficie. Seleziono, ops, ho sgarrato selezione, seleziono la superficie, non me la prende, fantastico, fantasticissimo. Trancia, seleziona, superficie, prende A, non me la prende, fantastico, fantasticissimo. Ah, perché mi è partito un comando in più. Ok, riproviamo. Ho posto, ok. E se vedete, l'ha fatto, l'aveva fatto prima, ma non me ne ero accorto. In un modo o nell'altro si ottiene anche questo. Scorriamo. Pennacchi sferici sormontati da cupola, sempre più difficile. In realtà, se vedo questa e se vedo questa, capisco che in realtà questa è solamente la volta a vela dove taglio la porzione di sopra e sopra ci metto una cupola. Quindi, semplicemente, sempre la legge del maialino, copio il tutto, trancia. Questo elemento XY in orizzontale, con il punto medio riesco a pigliarmi i punti medi degli archi, quindi riesco a prendere anche questo punto. Se non ho lo snap punto medio non lo prendo. Do invio, ho questo cappellino che posso anche cancellare e qui sopra ci piazzo una sfera. Se riesco a individuare il centro, se non mi permette di individuare il centro, Shift, tasto destro, centro. Mo cerca solo il centro, gli altri non cerca di trovarmeli. Prendo il punto finale, il punto medio, e poi, siccome questa sfera è tutto all'interno, io non devo nemmeno tranciare la sfera, mi basta unire questo con questo e la parte in più che stava all'interno. È andata via. E questa come la faccio ottenere? Questa è la stessa identica cosa della volta a vela, solo che la base non vado a tagliare più con un quadrato, ma vado a tagliare con un ottagono. Quindi che cosa faccio? Mi vado a riprendere la mia cupola che sta qui. Su questa io vado a disegnare un ottagono. L'ottagono è inscritto o circoscritto al cerchio? Inscritto, sta dentro. Quindi prendo il mio fido strumento poligono. Mi chiede poligono quanti lati? 8. Specificare spigolo o il centro. In questo caso il centro, lo spigolo non mi serve a niente. Poi mi chiede iscritto o circoscritto al cerchio, abbiamo detto iscritto, vado a prendere questo punto qui e se vedete mi ha tracciato l'ottagono iscritto nel cerchio della cupola. Estrudo il tutto. Ah, la fregatura di chiamare le estrudi come superficie fa sì che AutoCAD poi ogni volta che richiamate il comando estrudi lo chiama come superficie. Dovete stare attenti a questa cosa. Se io adesso richiamo il comando estrudi, prima di dare invio, vedete che c'è modalità? Clicco su modalità e gli dico solido, non superficie. In modo tale che estrude come un solido. Posso sempre passare dall'uno all'altro. Adesso ho due solidi, intersezione tra i due. Ed ho ottenuto quest'altro elemento. Volta a padiglione e volta a crociera. Questo
Questo si può ottenere in diversi modi, ma quello canonico, quello che rispetta più che altro la definizione di volta a botte e volte a padiglione, qual è? Il fatto che si parte per ottenere la volta a crociera, a me basta ruotare questo elemento, quindi ruota rispetto al centro, scegliendo copia di 90 gradi. E ho ottenuto la mia volta a crociera. Ma in realtà la costruzione della volta, cioè una volta a padiglione, è composta da quattro elementi uguali chiamati fusi. Quella a crociera è composta da quattro unghie. Come faccio a ottenere le unghie e i fusi? Semplicemente partendo da questa, mi estrudo le superfici che tagliano l'elemento, trancio la volta a botte, prima con una superficie da una parte e poi i due elementi li ritrancio con una superficie dall'altra. Ci potrebbe uscire trancia 1 e 2 con superficie. Ok. E con questo ho tagliato a 45 gradi. Quello che ho ottenuto sono due unghie e due fusi. Quindi mi basta, sempre per il ragionamento del copia, mi porto le cose e butto quello che non mi serve. Da una parte butto i fusi, dall'altra parte butto le unghie, e poi con questi due elementi, ruota rispetto a questo centro, copia, quindi copio ruotando 90 gradi. Ho ottenuto due elementi, prendo questi altri due, ruota rispetto a questo centro, copia di 90 gradi. Quello che abbiamo ottenuto fino adesso, sono, se ci fate caso, i pieni. In realtà una volta è vuota. Quello che di solito si modella nella volta definisce uno spazio vuoto. Guardate, basta che alzate la testa e vedete che questo è un pieno, in realtà dovrebbe essere un vuoto. E come si fa a ottenere la volta vera e propria? I metodi sono diversi. Ve li faccio vedere sulla volta a crociera. Quindi unisco questi elementi tutti assieme, mi isolo la selezione in maniera tale da lavorare solamente su questo e mi concentro un attimo su questo qui. Allora, un modo banale qual è? Mi disegno la base, le volte hanno sempre, non poggiano mai su uno spigolo infinitesimale, hanno sempre una base d'appoggio. Ormai disegnando il chiostro me ne sarete accorti che le colonne hanno una base quadrata o altro. Quindi, che faccio? Faccio un offset di quello che ho, abbiamo detto, qua stiamo lavorando con 1, quindi posso anche specificare delle dimensioni, metto punto 4. Punto 4 eccessivo, punto 2, faccio un offset della base, estrudo questo elemento e che succede? Ho il pieno e ho la volta all'interno che è ancora un pieno. Se io sottraggo dal pieno la volta, quello che ottengo qui sotto è quello che cioè, mi serve un elemento dal quale sottrarre la volta. Esatto. E poi mettiamo il caso io volessi bucare una parte perché da una parte è bucata, ci viene in aiuto il premi e trascina. Premi e trascina, si accorge della lunetta, vado qui e lo buco. Se volessi bucare tutte le parti, mi basta usare il premi e trascina. Anzi, volendo, ci posso anche creare col premi e trascina le colonne perché mi basta prendere questo. E il bello è che il premi e trascina, vedete, si allinea anche a questi altri elementi, quindi mi permette anche di estrudere alla stessa altezza. E quindi quello che inizialmente era un pieno adesso si è trasformato in un vuoto ed è diventato modellato. Un altro metodo, qual è? Ah, per l'esercitazione a me bastano i pieni.
Se volete fare i vuoti, voi volete esercitare tutto, vi potete anche consegnare. Io mi accontento dei pieni. Un altro metodo, qual è? Questo assume il fatto che sopra ci sia un volume intero. E mettiamo che io volessi proprio lo spessore di questo elemento. Che cosa faccio? Mi tiro di nuovo fuori modifica solidi, perché qui dentro c'è la svuota. Lo svuota, abbiamo detto, io posso prendere un elemento, dargli per esempio punto 1 e quello che fa è crearmi uno spessore interno. Ma in questo caso io lo spessore interno non lo voglio, io vorrei lo spessore verso l'esterno. E come si fa? Semplicemente se lo svuota, mi chiede una dimensione, io scrivo punto 1 e va verso l'interno. Se scrivo meno punto, avevamo detto 2 per dare lo stesso spessore, e do invio, lo svuota, va verso l'esterno. Quindi dimensione positiva va verso l'interno, negativa va verso l'esterno. Dice, ma che ci faccio con questo? Che sembra vuoto. In realtà comincio, come l'ho detto, a romperlo, perché a me mi basta tranciare questo elemento con x, y alla base. Tolgo questo e vedo che questo è vuoto. Poi, sempre con premi e trascina, che io mi sono piazzato su QQ, non perché QQ mi ricorda qualcosa, ma sta vicino come tasto. Vado a svuotarmi l'elemento e in questo caso proprio lo spessorino della volta. Vi ricordo che il premi e trascina per aggiungere alla colonna mi crea ha il problema che è tutto quanto unito. Se volessi creare l'ipotetica colonna separata, con CTRL e clic sull'elemento, faccio estrudi e questo è separato perché prima ho selezionato la faccia. E in questo caso, con copia, posso anche copiare gli altri elementi. Ah, l'estrudi ha anche un'altra caratteristica. Se io prendo questa faccia, la estrudo di una porzione di cui io ignoro la dimensione e poi vado qui. Mi prendo questa porzione, faccio estrudi, se do invio, senza specificare dimensione, mi ripropone la stessa dimensione di estrusione, l'ultima estrusione, l'ultima altezza di estrusione. Quindi so perfettamente che questa e questa hanno la stessa dimensione. AutoCAD ricorda molto spesso le ultime dimensioni che avete inserito. Un caso particolare, ad esempio, è il cerchio. Io se voglio riportare una misura, quando voi disegnate a mano, per riportare una misura da una parte all'altra, si prendeva il compasso, si misurava col compasso e si riportava, senza manco fregarsene nel leggere la squadretta. In AutoCAD il vostro compasso è proprio il cerchio, perché se io premo C, invio, e punto da questo punto a questo, non so che misura sia, ma io l'ho definita col cerchio. Se io mi sposto, per esempio, in piano, disegni una linea e voglio riportare la stessa misura che ho misurato, io non devo nemmeno andare a segnarmi la misura. Richiamo il cerchio, punto e do di nuovo invio. E quella misura, cioè la misura che mi dà con invio, è la stessa di questo cerchio. Quindi per portarmi misure da una parte all'altra mi basta fare cerchio, invio, invio e io ho sempre gli stessi cerchi della stessa dimensione.